Carissime donzelle di qualsiasi età, benvenute in un nuovo appuntamento 4 chiacchiere col tacco più spesa. Oggi è sabato 7 dicembre. Allora, iniziamo con dirvi che stiamo avvicinandoci alle feste. Manca meno di 20 giorni a Natale, quindi siamo già in periodo natalizio. E per me inizia molto bene. Allora, devo chiarire una cosa, la spesa è andata a fare adesso la prima metà di spesa a Luisa, poi partirà e farà un altro proseguito del tuo negozio e io aggiungerò l'altro pezzo di video. Cosa mi è successo? Allora, stufo del dolore al braccio, il gomito del tenista. Che sono arrivato a casa una sera che non ce la facevo più dal dolore e ho deciso di fare altre terapie. Allora, una è l'altra terapia, quella non me la sbaglio neanche. Sapete che io con i termini non ne sono molto capace. E l'altra è la tecar terapia. Praticamente la tecar terapia è simile al laser, soltanto che sta lì nel gomito con una pomata per 20 minuti ed è un piccolo microfono come dalla doccia che ti fa passare, te lo avanti, indietro e ti scalda all'interno, simile al microonde, ti scalda all'interno e così sfiamo i muscoli. Invece al laser ti metti gli occhiali per sicurezza, è sempre una specie di microfonino, soltanto che ha il puntino rosso e anche quello serve, lo sfrega per meno quello, credo un quarto d'ora, non mi ricordo i tempi, e lo sfrega anche quello sul tendine per sfiammare. Queste due terapie si fanno di solito separate, ma io siccome che sono stufo di avere questi dolori, me ne sono fatte prescrivere dal dottore, già che il fisiatra me l'aveva detto di fare, sono andato al dottore, mi ha fatto le impegnative, non vado più alla città di Brescia perché è lontano e poi gli appuntamenti sono incasinati a farli con l'assicurazione Metà Salute. Allora ho trovato un classico ambulatorio fisiatrico, tipo quelli di dentisti, intendiamo, dove c'è l'ortopedico, il fisiatra ed è mutu non è mutuabile, scusate, è a pagamento oppure per le assicurazioni. Quindi io sto usando l'assicurazione e ringrazio ancora Metà Salute, soprattutto mia moglie che è capace di fare quelle cose lì, perché siamo venuti a sapere che il 60% di italiani che sono nella categoria metalmeccanici non la usano o non ne sono a conoscenza. Io invece la sto usando. Sarei contento di non usarla, ma la sto usando e a questo punto sto risparmiando molti molti soldi. Credo che siamo sui 700-800 euro finora tra visite, la GI, che se come si chiama quell'altro che ho fatto, non mi viene il nome, è qua, quella per ecografia. E dopo varie visite ortopediche, fisiatre e tutte le altre terapie che ho già fatto, infiltrazioni, insomma è un iter burocratico. Io ho parlato con sto fisioterapista, sto dottore, e mi ha detto che dovevo andare un po' prima, ma io non so le cause, come curare questo problema. E come tanti hanno fatto i step, vai dal dottore di famiglia, ti preordina degli antidolorifici. E quando non ti passano vai all'ortopede, l'ortopede ti fa altre cose, e invece lui ha detto che per risparmiare mesi e soprattutto perché la cura duri di meno, dovevo fare già queste due terapie, ma io non lo sapevo, non so, non ho studiato legge e medicina, scusate, non ho studiato medicina. Quindi vai dal dottore, ti dice una cosa, vai da un altro dottore, te ne dice un'altra, comunque va bene, lasciamo perdere. E così la situazione è questa, sono a casa di malattia. E non per non essere contento della mia salute fisica e mentale, mi sono anche fatto male a casa, quindi la sfiga
La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede molto bene, mi becca subito. Quindi, cos'è successo? Venerdì sera, stupidamente, sapete, i piedi nudi in casa, ho sbattuto contro l'angolo, il piedino della poltrona, e quindi mi sono fratturato un dito mignolino, rottura del dito. Quindi, se verrà il dottore fiscale, gli dirò anche questa, perché nella malattia non gli ho detto il dottore questo, ma credo che fino al 20 dovrebbe bastare. Se non basta, andrò ancora dal dottore. Ecco, questa è la mia vita così, insomma, perché lunedì sono andato a lavorare con la botta, ho fatto il secondo, ma sì, sono andato avanti perché ho usato il Brufen, che è un antidolorifico, però sentivo male, continuavo a far male, meno col Brufen. Dopo, quando ho cominciato a passare effetto, si sentiva di più, e ho detto no, mi dispiace, mi fermo qui. E così adesso ho più tempo libero, ok, devo stare a casa, quindi la spesa la fa Luisa perché io non posso muovermi perché mi fa male il piede e soprattutto il braccio, quindi non è il fisico a posto. E stando a casa ho continuato a fare il mio lavoretto, che adesso ho più tempo. Ecco, dolore. Ecco, vi faccio vedere dove sono arrivato. Non sembrano tanti progressi, ma bensì qualcosa, scusate, si comincia a notare tutto il corpo, perché sono da vicino, non credo che si vede già la seconda testa della seconda medusa, quindi vedete che sto andando molto avanti, credo di essere quasi arrivato alla metà, quindi non so quanto ci vorrà ancora, ma credo di finire a breve, insomma, non subito, ma stando a casa ho più ore libere, ecco. Non volevo, per carità, stare a casa per questa cosa qua, ma se c'è la malattia non ho altro da fare, quindi bene, cosa posso dirvi? Posso dirvi solo che ormai i falchi in Australia stanno facendo il loro corso, il loro destino, ormai il prodotto si fa vedere rare volte nel nido, e Gaia non si vede più, quindi saranno in giro. Comunque tra poco lasceranno il nido, perché loro ormai là è quasi estate, perché se da noi il 21 dicembre è inverno, da loro è estate, quindi se ne andranno, e qua da gennaio, febbraio cominceremo a vedere i movimenti al Pirellone a Milano, perché anche lì c'è una coppia di falchi da seguire, Gio e Giulia. Ho detto questo, mi sembra aver detto tutto, quindi vi faccio vedere intanto la prima parte della spesa, e quando Luisa andrà a prendere la seconda vi farò vedere il seguito. Mi sembra aver detto tutto, mi sembra non aver scordato niente. No, niente. Anche credo che in futuro Luisa avrà un bel video da fare, ma quindi sparliamone, perché si sta accumulando materiale a go-go, quindi e basta. Per altre novità ve le dirò più avanti, perché sennò il video dura molto. Allora, ho preso il latte, cioè scusate, ha preso Luisa il latte, perché sono mai abituato a dire ho preso. Luisa ha preso il latte, ha preso sempre il classico latte di parzialmente scremato, 1 litro 44 centesimi. Poi ha preso il popcorn, che è in offerta, quello che si fa nel microonde. Sono 100 grammi, offerta 1 più 1, quindi costa 65 centesimi all'1, quindi elevate 65 centesimi, ne ho pagato 32 e mezzo. Niente male, una bella offerta anche quella. Poi ho preso il burro, che era in offerta anche questo, veniva 1,59 euro 250 grammi, quindi una bella offerta anche questa. Burro. Poi ho preso il cuore di scarola, come cavolo si chiama, in insalata, al 50% la cassa, quindi ho pagato 59 centesimi da 98, quindi ho spagnato al 50%.
forse perché vediamo la scadenza, non l'ho guardata, 7 del 12 non scade oggi, va bene, sempre buona, dai, sempre buona. Poi vediamo mare blu, ho preso il tonno quello agli agrumi, straccetti con agrumi, straccetti con agrumi ed erbe aromatiche. Ecco qua, viene 1 più 1, viene 1,58 euro, quindi la metà, fate voi i conti. Poi ho preso, questo non è offerta, il triplo concentrato della Muti e viene 1,79 euro di marca, 1,79 euro. Poi ho preso il tono 160 grammi e viene scusate 1,19 euro. Poi ho preso i finocchi, vengono ho pagato poco perché era, non mi ricordo più, comunque ho pagato 1,58 euro. Ah, ho pagato 1,58 euro, mi viene spontaneo, mi sbaglio sempre perché sono abituato a dirlo, ha pagato 1,58 euro e vediamo, sì, finocchi, sì, 1,58 euro, era scontato, comunque me l'hanno scontato, e poi ha preso i cavolfiori, ecco qua, che si rompono i cavolfiori, quanto viene? Viene 30% di sconto, va bene, 1,68 euro più 30%, tutti scontati al 30%, ecco perché mi sembravano prezzi un po' alti a Luisa. Andiamo avanti, bon. Basta, credo che abbia detto tutto. Ah no, il purè, ha preso anche il purè perché da tanto che non lo prendiamo più. Vediamo dove l'ho messo, non si sa, non si ricorda più dove l'ho messo. Uff, beh, era 0,99 mi sembrava, pure 0,99, ecco qua, sono tre buste da 12 porzioni, porto in 5 minuti. Poi il zucchero, che è costato 0 zucchero, eccolo qua, 0,59 centesimi. Bene, ci vediamo per la seconda metà del video. Eccoci qua, bentornate bellissime donzelle, la seconda parte del mio video spesa. Luisa è appena tornata, ha fatto una spesa veloce perché, come sapete, non è che durante le settimane facciamo tot spese, quando abbiamo bisogno proprio che ci manca quasi tutto, allora andiamo a Ipertosano. Comunque, allora, lei ha preso acqua frizzante, va bene, da 1,5 litri, 6 bottiglie, vengono 14 centesimi la bottiglia, vino bianco viene 99 centesimi, sorsetto, quello, come dicono i veneti, in carton, vino in carton, tanto per bere qualcosa, e misto funghi 1 chilo, che è buonissimo ragazzi, potete fare con la carne, fare un primo, noi stasera ci facciamo le tagliatelle, o domani sera ci facciamo le tagliatelle con i funghi, ed è buonissimo, e viene 1 chilo, 3,99, quindi ne avete abbondante. Poi patate e rosmarino, tutta roba surgelata che tanto facciamo questi giorni, quindi sono 4,50 euro, rosmarino e forno e via, e viene 1,39 euro, minestrone viene 1,29 euro, sì, cos'è, 750 grammi, una busta piccola, così facciamo come primo un po' di minestrone eccetera, insomma. Poi la grassa aceto balsamico di Modena viene 1,39 euro, ok, si vede che è andata Luisa perché c'è poca roba in offerta, quindi va bene.
Scherzavo, mi uccide. Arrangiati te la prossima volta, vero? Pana, ho preso due pacchetti di pana, 200 ml, la cucina, e viene 0,59. Tagliatelle fresche mezzo chilo, viene 99 centesimi, mi sa che erano queste, no, non sono neanche queste, in offerta, comunque scusate, cos'è tagliatelle fresche, quelle qua, tagliatelle mezzo chilo, poi cipolla dorata, un chilo viene 99 centesimi, eccole qua, spero che siano buone perché a volte le trovi mezze marce, e poi ha preso le tortelline di carne, 1,49 euro. Ecco qua, tortellini di carne, mezzo chilo, buoni, freschi, 1,49 euro. Poi gnocchetti di patate, vengono 0,89 centesimi, gnocchetti qua, sempre mezzo chilo. Poi stinco alpino, questo è buono, questo sì che è in offerta, è stata brava Luisa stavolta, ha preso un prodotto in offerta, 4,99 euro. Ed è 850 grammi alpino, perché sai che fa non so perché alpino, vabbè, non si voleva salvare tutto, vero? Poi il pesto viene 89 centesimi e ne ho prese tre confezioni, quello con l'aglio, basta. Come vedete la spesa è finita, è stata veloce. Mi scuso per così, ma d'altronde oggi è andata così. Ma ne avrò con la muta, ne avrò parecchio perché fa male. Quindi, allora, cosa posso dirvi? Spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi e premete la campanellina, perché così sarete informati dei nostri video, dei miei, di Luisa. E commentate, condividete. Fate qualsiasi domanda, basta anche un ciao, così tanto per far vedere che un po' il canale è un po' vivo, perché sennò non si cresce qua. Quindi vi saluto, spero che vi sia piaciuto. Ciao a tutti e benissimo, Donzelli, al prossimo appuntamento. Ciao!